Le notizie che arrivano dalla casa di riposo della Domus Aurea sono sempre più preoccupanti. Da Chiaravalle, oltre alle morti degli anziani, parliamo di 17 persone, che ha segnato un dato piuttosto elevato a livello regionale, l'attenzione maggiore è volta a capire la portata del contagio tra gli operatori sociosanitari, un fenomeno ancora più sotto i riflettori dopo il ricovero del reparto di malattie infettive del pugliese Ciaccio di Catanzaro, della direttrice della casa di riposo, che avrebbe manifestato febbre piuttosto alta. Il medico di famiglia, d'accordo con i sanitari della città capoluogo, ha deciso il ricovero. Quindi è scattato anche l'isolamento obbligatorio per gli altri componenti della famiglia. Si tratta del terzo ricovero dopo quello della cuoca di sabato e di un inserviente. Entrambe avevano accusato un malore con chiari sintomi da coronavirus. Oltre ai 10 lavoratori ospiti della struttura Città Solidale di Don Pietro Puglisi a Catanzaro, che si è fatta carico dell'accoglienza non appena è stato segnalato il focolaio, al momento le famiglie dei dipendenti sono quelle più colpite. Il corridoio sanitario approvato dall'azienda sanitaria provinciale e dal sindaco di Chiaravalle Domenico Donato, messo in piedi dopo il trasferimento dei degenti al Policlinico Universitario Mater Domini, evidenzia numeri allarmanti. Nel giro di un paio di giorni sono stati eseguiti tutto 13 tamponi, quelli risultati positivi sono stati 6. Numeri comunque provvisori, che ha spiegato il sindaco Donato, che continua a battere sulla richiesta dei tamponi per tutti perché è convinto, sia pure tramite asintomatici, il virus possa ancora circolare liberamente a Chiaravalle Centrale, Cenadi, Centrache, Cardinale, Torre di Ruggero e Valle Fiorita. Sono stati segnalati contagi sempre legati alla struttura sociosanitaria di Chiaravalle e le famiglie sono state messe in isolamento con apposite ordinanze. Adesso si punta ad avere un quadro completo per stabilire la portata dei contagi.